Io ancora un po' di pazienza ai nostri ospiti e lascerei un po' di spazio al dibattito, quindi a qualche domanda che viene dalla platea. Pochi minuti, poi chiuderà l'ingegner Pineschi, la direzione generale della salvaguardia del territorio e delle acque. Allora, la prima domanda è di Giulio Conte. Non mi sento. C'è un conflitto di base che non mi pare sia emerso chiaramente. Cioè, il vecchio sistema di gestione dei fiumi voleva salvare spazio, cioè si arginava perché si voleva usare il territorio o per produrre o per urbanizzare. Questo approccio che proponiamo dice no, c'è un terzo uso del territorio, che è un servizio ecosistemico, dove però non si produce più, è andato via Gargano, però mi dispiace, ma gran parte di quel territorio diventa non suscettibile di fare agricoltura. Siamo d'accordo a fare questa cosa o no? Adesso vi faccio un esempio banale, così diamo anche qualche volta in testa alla regione Emilia Romagna che è stata portata in palio. Mi è capitato di essere coinvolto in un piano di indirizzo per la gestione delle acque di pioggia, che è un sottopiano del piano di tutela regionale dell'Emilia Romagna, per una provincia diciamo un po' urbanizzata, quella di Rimini. Questo piano ha puntato ad andare a individuare tutte le aree libere esistenti e cercare di valorizzarle per fare ritenzione, tutte le cose di cui non sappiamo. La provincia l'ha preso, ha messo in un cassetto, ha chiamato degli ideologi bravi e si è fatta fare un piano dove tutto era sottoterra, si spendeva una caterva di soldi e il piano che attualmente stanno realizzando, lo realizzeranno con i soldi delle nostre. Allora, questo è evidente che è la scelta, o tu decidi di dare valore a quelle aree per quel servizio ecosistemico, però questa cosa in qualche modo deve stare come concetto di base della questione della riduzione del consumo di suolo, diciamo è un addentellato, perché in questo caso riguarda anche l'agricoltura, cioè molte di queste aree andranno probabilmente a sottrarre territorio agricolo. Un'altra domanda, quindi si propone. Fatto che pensate altre domande, io volevo un paio di domande per D'Angelis che non è venuto, io le faccio lo stesso, magari qualcuno è in grado di rispondere, qualcuno di voi. E una è una domanda molto pratica, ci si è parlato più volte in diverse riunioni di questi fondi di rotazione per la progettazione. Uno dei problemi è che i fondi disponibili sono disponibili quando c'è una progettualità già sufficientemente avanzata, c'è cantierabilità, ma allo stesso tempo di questi tipologie di interventi integrati cioè sono dei progetti diciamo già cantierabili e spesso le regioni ci dicono sì, ma noi non abbiamo le risorse per arrivare fin lì. Allora, questi fondi di cui si parla che potrebbero dovrebbero andare alle regioni per colmare questo buco, ci potete dire qualcosa in più su cosa sta nascendo, cosa sta costruendo? Questa è una cosa. L'altra è sulla comunicazione, cioè dobbiamo fare comunicazione all'integrazione. Qua ho già parlato di integrazione, manca la cultura, bisogna fare cultura dell'integrazione. Chi, quando e come? Cioè, credo ad esempio che questa esperienza, questo contenitore di taglia sicura, questa attenzione che si sta dando al tema, debba essere sfruttata per fare cultura dell'integrazione. E ci sia una possibilità di farlo se si vuole, quindi questi temi, questo percorso d'accompagnamento, forse questo è anche il contenitore giusto, quindi magari qualche risorsa, qualche attenzione può essere data a questo. Quando andiamo in stazione, magari nella pubblicità di Italia Sicura, invece di vedere solo le gru, potremmo anche vedere qualcosina che fa capire i sindaci che si chiedono di estrarre la ghiaia, è peggio per loro, per i loro vicini. Ecco, questa cosa qui mi sembra che manchi, vorrei capire se riusciamo a inserircela dentro questo contenitore, però sono domande per lo più ad Angelis, ma invito qualcuno di voi a provare a dare una risposta. Quello sta qui. Sì, aspettavo qualche alzata di mano, qualche volontario, non mi fermo. Un'altra domanda. Scusa, no. Per
pezzettino piccolo per quanto possa essere cultura della comunicazione. Progetti LIFE sono dei progetti che in Italia, che dicevano, hanno un certo successo su vari argomenti, molti progetti LIFE sulla gestione di risorse idriche. Il Ministero dell'Ambiente sta cercando, dice che non gestisce direttamente i progetti LIFE, ma li vede tutti, li conosce. Cerchiamo di capitalizzare tramite una base di dati che ha un costo, che ricercatore ci sono da qualche parte, ma stiamo trovando, per rendere al pubblico i progetti là che possono essere interessanti, e conoscendoli sono una notevole base di dati di buone pratiche che senz'altro possono essere utilizzate. Non è lo strumento chiaro per la comunicazione, ma può essere un pezzo, direi, abbastanza importante. Buongiorno a tutti. Alessandro, Anto, la fai la domanda e poi sì. Alessandro De Cari, associato CIF e ricercatore dell'Università Bocconi. È un'idea che mi gira in testa da un po' di tempo, il tema Italia Sicura Finanza e Investimenti, ne parlavamo ieri sera, c'è un po' tra... ma poi la manutenzione? Sappiamo bene che se io non mantengo, sposto il problema fra 10 anni, fra 10 anni potrei riavere dei problemi. In Italia carenza di manutenzione e rischio, abbiamo un aumento del rischio residuo e quindi magari per 10 anni crolla l'argine, sicuramente riqualificazione fluviale, investimenti piccoli, ma manutenzioni sicuramente in basso, minore entità e quindi rischi molto bassi. Quindi la domanda che anch'io avrei posto ad Angelis è questa, ma la manutenzione, qualcuno ci sta pensando, le risorse le mettiamo già ovviamente per i prossimi 15 anni per mantenere quelle opere che state facendo adesso, perché se no diamo false illusioni, diamo illusioni. Credo che questa domanda forse qualcosa dovrebbe fare, possa provare a rispondere, ma forse questa sì, poi vediamo se porta la domanda. Sì, io provo a dare una risposta anche senza pensare di sostituire naturalmente Erasmo D'Angelis, ma diciamo, intanto credo che, lo dico con chiarezza, occorra anche richiamare le proprie responsabilità anche il Ministero dell'Ambiente, che ha un ruolo strutturale su alcuni temi, no? Quindi giustamente all'unità di missione, che oggi è soggetto forse anche più esposto, si sta chiaramente occupando di alcune questioni, principalmente e prioritariamente quella di rimuovere gli ostacoli per fare partire una serie di investimenti oggettivamente bloccati, che scontano un ritardo significativo, quindi non vorrei banalizzare, ma è un po' nella natura dell'unità di missione quella di dare un impulso forte alla realizzazione di interventi. Mentre naturalmente un lavoro anche più diciamo, di sistema, di programmazione, sia sul fronte delle risorse sulla progettazione, di quale poi dirò alcune cose, sia su quello della manutenzione, è chiaro che deve stare in una politica, diciamo, anche ordinaria. Quindi da questo punto di vista io vedrei anche positivamente che ci fosse, e questo potrebbe essere anche un suggerimento naturalmente di cui tener conto, ci fosse una priorità di assegnazione dei finanziamenti ordinari sul tema della difesa del suolo, proprio per garantire una manutenzione delle opere che vengono realizzate, oppure che nei piani di finanziamento delle opere oggetto dell'accordo di programma sottoscritto con le regioni ci sia, come credo in parte c'è in alcune realtà, in alcuni progetti, anche un programma di finanziamento pluriennale per la manutenzione. Poi naturalmente non conosco nel dettaglio gli interventi e i progetti, mi sembrerebbe assolutamente ragionevole e un'osservazione intelligente, utile anche visto la fase in cui si sta cercando di rilanciare e di recuperare un ritardo oggettivo che c'è nel Paese. Sul tema della progettazione, penso che questo sia un punto rilevante, importante, non a caso del primo piano stralcio destinato alle aree metropolitane, che è stato licenziato dal CIPE qualche mese fa, di cui appunto si è in attesa della piena operatività, della disponibilità delle risorse, dei 700 milioni, 100 milioni sono dedicati specificamente al fondo di rotazione per la progettazione, perché un ritardo reale è quello dello stato di avanzamento dei progetti,
che deve, a cui si cerca di rispondere in questo senso. Quindi se voi andate a vedere come, come sono ripartite queste risorse, c'è una quota dedicata appunto al tema dell'incentivo e del sostegno alle operazioni di progettazione. Sul tema della comunicazione, io diciamo penso che sia tutto migliorabile, però per curiosità, perché sono andata a vedermi diciamo il sito anche di Italia Sicura, allora sulla parte acqua e pulite vedo rappresentato come immagine un albero, un fiume, le montagne, la pioggia e gli uccelli. Sul tema di sesto vedo le montagne, gli alberi, la pioggia, gli alberi, altri alberi, una casa, le nuvole, una casa, quindi una macchia. Quindi credo che, come dire, tutto si può migliorare. Da una totale assenza di comunicazione su questi temi, per cui ne parlavamo solo all'indomani di qualche alluvione, mi pare che ci sia anche uno sforzo, apprezzato da alcuni, meno da altri, sul fronte della sensibilizzazione. Ecco. Poi chiaramente io ribadisco, c'è un lavoro in corso che coinvolge anche soggetti che sicuramente possono aiutare a riorientare e a aumentare la sensibilità sul tema dell'approccio integrato, della riqualificazione che tenga conto non solo della necessità di far partire in fretta i cantieri, ma anche del modo in cui facciamo partire questi cantieri. Va sfruttata questa occasione, diciamo, ci sono professionalità, soggetti che hanno sensibilità e opportunità di far sentire la loro voce, io la utilizzerei il più possibile, chiaramente richiamando tutti poi alle loro responsabilità. Non l'ho detto prima, ne approfitto di essere dato un attimo la parola, quello del tema della strategia di adattamento è un tema vero, reale. Noi abbiamo presentato questa settimana una risoluzione, quello che vale naturalmente, in Commissione Ambiente, per chiedere anche al Ministero che si dia impulso, si dia corso all'adozione tramite gli atti amministrativi necessari alla strategia di adattamento che ormai da qualche mese giace al Ministero con il parere favorevole delle regioni e che per andare avanti poi produrre il programma di azione ha bisogno però di essere formalmente adottata. Quindi questo è assolutamente vero, perché poi molto passa anche dalle scelte conseguenti a questa strategia rispetto ai provvedimenti di allocazione delle risorse finanziarie per i prossimi anni, che naturalmente riguardano molto e toccano da vicino i temi di cui abbiamo discusso oggi. Chi voleva parlare, chi parla prima? Molto rapidamente una risposta da un approccio che io ritengo sia necessario prima di accennare l'equilibrio. Dobbiamo trovare un equilibrio. Allora, quelli che erano l'alluvione del Magra mi sono opposto anche in quel caso a dragaggio, no? Determinate indicazioni, oppure al miniaio diffuso, no? Nel senso per ritengo che noi dobbiamo trovare un equilibrio, cioè noi dobbiamo trovare un equilibrio tra ciò che sono le dinamiche naturali e quelle che sono sostanzialmente i constraint, i limiti che già troviamo, e quella che è la nostra previsione. È evidente che una ricollettazione fluviale mira al ricreare gli habitat fluviali nel suo complesso, non solo vegetali, di specie animali e compagni termini complessivi. È altrettanto vero che c'è una storia anche agricola nazionale che è cresciuta al di fuori degli argini o dentro le seconde linee di arginatura, il secondo ordine e compagni. Io credo che si possa trovare. No, io riterrei che la rigidezza, in questo caso esattamente come la rigidezza degli alberi, degli argini, che poi vengono giù, come tu hai mostrato, in maniera molto chiara. Allora credo che in qualche modo, se noi parliamo, riusciamo a trovare questo e riusciamo anche a imparare dalla natura, perché voglio dire, non c'è una specie vegetale o animale che durante una piena in cui viene spazzato completamente proprio, costruito in quel momento, va dal procuratore e denuncia qualcuno. Cioè in natura ci sono dei processi rispetto ai quali noi dobbiamo anche imparare come accettarli e con cui convivere. Credo che questo equilibrio sia importante sulla struttura di missione. La struttura di missione, io da che ho parlato proprio a titolo personale, ritengo che sia ancora utilizzata per accelerare gli interventi, di cui una parte c'è una progettualità, di cui una parte non c'è una progettualità.
Da parte di Giorgio Progettualità c'è un gruppo di lavoro che sta dando delle linee guida, stiamo cercando di contaminare il più possibile affinché nei prossimi 7 anni tengano conto di giovani. Evidentemente anche nel gruppo di lavoro ci sono spinte diverse, si devono trovare più diverse, ma dovremmo trovare, ma è in quella direzione. Io, come vecchio sostenitore del 1983, come diciamo uno dei rimasti senatori, continuo a dire che ognuno deve fare il suo. Allora l'autorità ambientale risiede nelle autorità di quello distretto di bacino del Ministero dell'Ambiente, allora competono certe cose, la struttura di missione compete c'è là. Non si può chiedere alla struttura di missione di sostituirsi in termini di pianificazione. La struttura di missione può sollecitare, può indirizzare, può spingere, cosa che ho visto qua, cui partecipa nel fatto, no? E i soggetti andare in una certa direzione, ma a contenere all'interno di queste porte. Questo ripeto che sarebbe il discorso di prima, chiamiamo un imperatore, poi ce la mettiamo, c'è l'imperatore, e allora ognuno sta al suo posto e ognuno si prende le sue decisioni. Ultimo accenno che faccio, che sottolineo, invito a la comunità scientifica e tecnica, quando dico questo intendo di una comunità che approfondisce la conoscenza, la comunità che in qualche modo è quello che attualmente ha i servizi, tanto per essere chiaro, ma davvero un vero confronto, non ad essere guidata sostanzialmente dove c'è il soldo o dove non c'è il soldo, ma ad accettare di confrontarsi in maniera paritetica sul piano essenziale. Io su certe cose, scientificamente, che anche vorrebbero essere proposte all'interno del sistema scienziario nazionale, io non sono d'accordo e cerco di, diciamo, di però trovo colleghi degli enti pubblici di ricerca in una delle cose rispetto alle cose che come scienziato non sono presente, non sono prima che siano adottate da un punto di vista anche di legge, come dicevamo prima, che è assolutamente necessario. Allora questa concertazione credo sia l'elemento più importante che incorporate la struttura di missione. Questo c'è un percorso, quindi ho risposto da vecchio concertista che in qualche modo tiene conto assolutamente e continua a dire ricordatevi la parte chimica, c'è stato un ottimo accenno precedente in precedenza al parco del Ticino, no? Che ha funzioni assolutamente di nitrificazione, di depurazione assolutamente efficaci ed efficienti, così come il canale dei consorzi in politica, così come le migliaia, centinaia di migliaia di chilometri dell'idrografia secondaria. Allora io credo che dobbiamo coniugare le tre cose assieme se vogliamo fare della buona progettazione, non è semplicemente questo, è semplicemente altro, questo è semplicemente formalità. Credo che questo nuovo equilibrio sia da cercare in una forte e determinata. Grazie, ultima replica rapida di Gabriella. È chiaro che ci sono delle difficoltà, l'unità di missione ha dato un forte impulso, il Ministero dell'Ambiente è una parte importante all'interno dell'unità di missione, sta collaborando insieme all'ISPRA con i dati di Rendis che sono stati fondamentali per incominciare a partire e capire di dove c'erano le maggiori criticità, eccetera. Ho preso nota delle osservazioni che avete fatto voi, le riporterò a chi dentro il Ministero segue l'unità di missione. Però proprio con lo spirito della collaborazione, che poi è quella del, diciamo che il termine integrazione è un termine che dobbiamo applicare su vari fronti. Io credo che anche chi fa ricerca o chi sta sul territorio, come vedevamo prima, gli sportivi, devono fare delle proposte, devono entrare nei tavoli dove ci può essere un confronto, ma anche diciamo una collaborazione per arrivare a questo modo innovativo e integrato di progettare.
Colgo l'occasione quindi per invitarvi al prossimo tavolo nazionale dei contratti di fiume, che è il decimo, quindi un decennale importante. Lo stiamo organizzando, il Ministero sta prendendo l'organizzazione insieme al tavolo della Regione Lombardia. C'è qui Mario Clerici, uno dei massimi esperti, tutti voi lo conoscete, dei contratti di fiume. Anche quello può essere benissimo un'occasione, un momento di incontro per riflettere e portare anche delle soluzioni e delle proposte che poi potremo inserire per vari percorsi. Credo anche che poi l'impegno che il governo prenderà, o non si è ancora citato, per la nuova strategia per il settore ambientale, cioè il RINAT, penso che lei ci stia lavorando come parlamentare. Noi al Ministero dell'Ambiente stiamo facendo alcune riflessioni, mi sono confrontata anche con Giulio Conte su alcuni aspetti. Ecco, anche questo penso che possa dare poi qualche dritta su molte delle questioni che noi che abbiamo visto oggi, che sono ancora aperte. Io penso che siamo sulla strada giusta. Certo, dobbiamo recuperare il tempo di un'attività che abbiamo fatto multisettoriale, no, monotematica o unisettoriale, che è stato un fallimento su vari fronti, però insomma credo che il percorso è giusto e quindi sono io. Grazie Gabriella.